Ah, eccoci qua, sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert su web, e questo è il settimo episodio dell'Anima Oscura. Dopo tante brutte giornate sono proprio felice di stare qui. Quindi cominciamo. Back to the lore. Si ricomincia a parlare del mondo di Dark Souls. Appena eliminata Quelaag, abbiamo suonato la seconda campana del risveglio e compiuto l'apparente inizio del destino del non morto, la profezia. La leggenda, i racconti. Abbiamo risvegliato i giganti di Sand Fortress che ci hanno aperto i cancelli. I cancelli a qualunque cosa sia quella fortezza. Lo vedremo. Quelaag ci introduce a due argomenti molto importanti del mondo di Dark Souls: il caos e la piromanzia. Quelaag, strega del caos. Lei era una delle figlie di Izalith. Di Izalith abbiamo parlato all'inizio di questa serie. Nel primo episodio abbiamo visto come, nato il fuoco, nata la fiamma, tutti i lord hanno tenuto quel potere con quelle anime ritrovate all'interno del fuoco e con esso hanno affrontato i draghi. Izalith decise di usare il fuoco per creare la magia della fiamma, l'arcanismo del fuoco, che non è la piromanzia, non è la piromanzia. Le magie del fuoco aiutarono Izalith e le sue figlie a sconfiggere i draghi. Che accade poi, appunto? Il fuoco comincia a spegnersi, le anime dei lord perdono potere. Ah! Izalith tenta, appunto, come dissimo all'inizio della serie, di ricreare il fuoco utilizzando un'anima. Mentre Gwyn si sacrifica e dice: "No, dobbiamo accendere i falò, dobbiamo trovare il modo di mantenere la fiamma accesa", Izalith dice: "Invece no, non mi interessa. Posso ricreare la fiamma primordiale, posso ricostruire quell'energia." E fallisce miseramente. L'anima con la quale cerca di creare il fuoco genera il caos. Genera ciò che è diventato il letto della vita dei demoni. In altre parole, Izalith ha dato vita a tutti i demoni che abitano il mondo di Dark Souls. Tutti quanti. Quelli che abbiamo visto, il demone toro, il demone caprino, tutti nati dalle fiamme del caos di Izalith. E le rovine di questo luogo sono le rovine di quella che un tempo era la città di Izalith. Molto maestosa un tempo, molto maestosa. Vedremo quanto in futuro. E così le figlie del caos vennero distrutte, mutate, deformate dal caos e dalla fiamma corrotta di Izalith. Abbiamo visto nell'introduzione che ci sono più figlie, ce ne sono non poche. È un numero imprecisato, a dire il vero, a seconda dei video, quindi non possiamo essere certi sul numero delle figlie e delle sorelle del caos. Ma vi posso qui mostrare quante di loro vedremo in Dark Souls. Ci stiamo muovendo in questo stretto passaggio al di sopra di un mare di lava verso uno dei boss che non affronteremo adesso, ma di cui parleremo, perché è uno dei boss che sembrano più casuali, più randomici, più messi a caso nel mondo di Dark Souls, ma come molte cose all'interno di questo mondo, non è casuale. Questa è la scarica infinita. Seasless Discharge. Un mostro colossale che continua a sgorgare lava dalle proprie carni. Non ci sta attaccando, non è ostile. Non ci vuole fare del male. Mentre qui c'è un corpo. Allora, liberiamoci l'inventario e prendiamo i nostri binocoli, che finalmente avranno un'utilità più specifica. Una delle sorelle del caos giace qui. Non credo sia il corpo di Izalith, perché ritengo che il suo invece sia stato assorbito dalla culla dei demoni.
questo oggetto, che ora non prenderemo perché farebbe adirare enormemente questa creatura, è la veste della sorella del caos che abbiamo visto nell'introduzione. Una veste nera orlata d'oro. Scarica infinita? Invece, scopriremo poi tramite le descrizioni degli oggetti con più chiarezza, perché e come, è invece il loro fratello. Non vedete che volto triste mentre veglia sul corpo della sorella? Questo boss ha motivo d'essere. Lui è l'unico, forse, maschio figlio di Izalith. Non se ne vede mai il volto nell'introduzione, né si sa qual era la sua forma quando era sano. Ma lui è il fratello delle streghe del caos. Perché è diventato questo? Perché è qui? Le sue sorelle gli donarono un anello magico. Probabilmente era il loro fratellino piccolo, e gli donarono questo oggetto affinché non soffrisse e non subisse danni dal fuoco terribile che si era creato a causa del grave errore della loro madre. Ma lui, scioccamente, molto scioccamente, lo fa cadere a terra. Lo perde. In questo modo, non solo dà vita a un potentissimo demone, che vedremo in futuro, ma purtroppo si maledice e da tutti i pori della sua pelle comincia a sgorgare lava. Così si crea scarica infinita, che potenzialmente, lasciato a soffrire laggiù, continuerebbe a crescere di dimensioni all'infinito. Perché Quelag, o Kelag, a seconda di quale sia la corretta pronuncia, ci ha attaccato? Era soggiogata dal caos? Era incapace di controllarsi? Non aveva controllo delle sue azioni? Non credo. Vi posso mostrare attraverso uno dei mantra di Dark Souls, vale a dire: attenti a quello che vi circonda. Il mondo è pieno di segreti. Perché correndo qua c'è un muro invisibile che apre un passaggio segreto, ovviamente segreto, a un personaggio molto speciale, tra i più belli di Dark Souls. E non è certo questo schifo qui, questo maledetto Heiji. Vedremo chi è. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Lo inganneremo, o forse no. Varrà la pena diventare un servitore. But you have no eggs. Ah, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Heiji ci fa passare e ci fa entrare in questo piccolo antro dove giace la nobile signora, secondo Heiji. O, come i giocatori del mondo di Dark Souls, della sua community, hanno battezzato Quelan. Un personaggio triste. Triste, veramente triste. Anche lei mutata dal caos, esattamente come sua sorella Kelag. Eppure, cieca e immobile. Ecco qua che ci si apre un altro mondo per discuterne. È una guardiana del fuoco. Quelan, mi piace chiamarla così, è una guardiana del fuoco. Stringeremo un patto con lei. Che ci sarà utile in futuro. E ci dona una piromanzia. Questo perché? Perché ci ha donato una piromanzia? Perché da un patto con Quelan, strega del caos, ci ha donato una piromanzia?
Questo perché la piromanzia non esisteva fino al momento nel quale Izalith è stata soggiogata, inglobata o ella stessa è diventata la culla del caos. In quel momento nasce la piromanzia. Quelan, invece, ha aiutato Angie, che soffriva, bevendo il pus della grande palude della città infame, e si è portata a soffrire in questo modo. Noi non possiamo capire la sua lingua. Lei parla la lingua del caos. Solo Quelan può parlare con Quelan, perché condividono una lingua unica. E lei era la sola che portava umanità a sua sorella per lenire il suo atroce dolore. È su questo che si basa il patto, ed è probabilmente per questo che Quelan ha cercato di ucciderci. E noi l'abbiamo uccisa. Senza contare che se si ottiene l'anello della strega, o come dono iniziale del personaggio, o successivamente tramite un NPC o uno scambio, Quelan si convincerà che noi siamo Quelan, perché potremo comprenderci e non ha alcun modo di capire la differenza. Vi sentite abbastanza merde adesso? Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something, ask me first. Nessun'arma per l'evoluzione. Questo perché Angie è un piromante. Vende il registro di chi serve la nobile signora, ma in realtà è un piromante. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath. Angie merita. Merita di morire. Su questo non ci sono dubbi. Ma perché? Perché merita di morire? Angie, è molto probabile, e non lo uccideremo adesso, perché ascolteremo ciò cosa ha da dirci quando aiuteremo la nobile signora Quelan, donando l'umanità. Vedremo cosa ha da dirci, perché è un bel chiacchierone. E inoltre, mostrandosi a noi come un piromante, ci farà capire, ma ve lo anticipo, con un po' di intuito, che lui è molto probabilmente, potrebbe essere, non è certo, ma potrebbe essere la causa per la quale la grande palude è velenosa. Un gran bastardo. Ciò nonostante, sinceramente, dedito al benessere di Quelan, nonostante l'abbia condannata a una sofferenza infinita. Curioso. Adesso, invece, correremo, ma vi mostrerò prima un interessante oggetto di lore, correremo verso il Santuario del Fuoco per parlare con Laurentius, il piromante che abbiamo salvato dalle profondità. Faremo il giro lungo proprio perché quei barbari che lanciano quei masti sono molto pericolosi. Non bisogna sottovalutarli per nessuna ragione. Mai, mai, mai. Non potremo vederlo in questo playthrough perché non ho intenzione di utilizzare la piromanzia di alto livello. Rende le cose molto, molto facili. Anche piuttosto monotone. Quindi utilizzeremo soltanto le piromanzie che sono non dannose per l'avversario, ma utili per noi. Ma se si diventa piromanti molto bravi, quindi se si porta la fiamma della piromanzia, che otterremo presto, al più 10, perché c'è dibattito su cosa è l'obiettivo da raggiungere per far apparire quel personaggio, ma è ormai universalmente riconosciuto che effettivamente basta avere la fiamma della piromanzia a livello più 10, proprio qui, nel pilastro davanti all'antro di Quelag, appare Quelana. Una piromante estremamente potente e molto antica.
Perché? Perché anche lei è ovviamente una sorella del caos. E abbiamo già incontrato ben 4 delle sorelle del caos. Ben 4. Quell'Ana, invece, è forse la più importante di tutte. Visto che non possiamo parlarle, vi dirò bene io il perché. Il motivo è semplice. Quell'Ana è la principale. È la madre della piromanzia. È la principale maestra e insegnatrice della piromanzia nel mondo di Dark Souls. Niente su cui scherzare. E a che pro insegnare la piromanzia? E soprattutto, chi sono stati i suoi pupilli? Esclusi noi, nel caso potessimo parlarle. Vedremo presto. Vedremo presto. Molto presto. Parleremo con Laurentius per questo motivo. Accidenti! E questo? Ma... ah! Questa è bella. Non succede mai questo. Non era contemplato in nessun modo. Scusate. È scivolato come su un panetto di burro. Come su un panetto di burro. Non sono neanche arrabbiato. Ma guarda te. Veramente. Avevo chiara intenzione di non far vedere più morti per un po'. E invece? Giù da un ascensore? Ma vabbè. Che ne dite? Torniamo leggeri? Ok. Cambiamo un po' stile ogni tanto. Parleremo con Laurentius, dicevo. Parleremo con Laurentius e perché? Scopriremo. Non è certamente lui. Non è lui il pupillo di quell'Ana. Ma lo è il suo maestro. Continuiamo a salire. E faremo 2 piccole deviazioni. La prima è potenzialmente mortale. Infatti avrei preferito rischiare... qui, che non piuttosto scendendo dall'ascensore. Un piccolo no clip. È possibile, come per i nemici, contro di noi, colpire attraverso le pareti a volte. Allora, liberiamoci di queste maledette vespe, perché sono veramente pericolose in questo momento. Non per il loro danno, che è veramente... superfluo, non per lo stato sul veleno che abbiamo visto non è pericoloso, ma perché fanno un piccolo knockback. Abbiamo un cecchino birichino che è il caso di eliminare prima. Sono mostri unici i cecchini della tossina. È sempre una buona idea liberarsene prima di effettuare qualunque azione. Il nostro scudo stavolta ci impedirà di fare stronzate. Ok, come vedete ce ne sono altri. È bello capire il tempismo e andare via. Ok, continuano a non dropparci il muschio per la tossicità. È una sfiga incredibile, perché tendono a droppar quello, ovviamente. Dark Souls non è punitivo a questo punto. Allora, quindi, con attenzione è possibile camminare su questo tronco. Chiaramente più giudizioso uccidere i cecchini prima di percorrere il tronco, ma stiamo avendo un vantaggio dal fatto che cerchino di spararci da una grande profondità nella galleria in cui si nascondono e quindi camminando costantemente non si viene colpiti. Qui si trova qualcosa di importante, qualcosa di molto bello. Maschera del sigillatore. Queste sono le vesti dei sigillatori di Petit Londo. E dentro questo scrigno c'è una stregoneria, rimedio. Bene. Questo è bello, questo è importante. Veste cremisi. Veste degli stregoni che inondarono Petit Londo per sigillare gli spettri oscuri. E
e i 4 re corrotti. Un tempo i sigillatori erano noti come curatori. Questo che significa? I sigillatori di Petit Londo, come Ingward, a cui abbiamo accennato durante l'esplorazione delle fogne, hanno inondato Petit Londo, ecco perché era così sommersa d'acqua. Eppure, che ci fa? Che ci fa una veste cremisi qui, nella grande palude? Cosa significa questo? Lo vedremo quando potremo osservare Rimedio. Magia del curatore della Vesti Rosse, Yulva, guardiana del sigillo di Petit Londo. Una delle magie curative uniche di Petit. Forse ha abbandonato il suo compito di guardiana del fuoco per dedicarsi alle arti curative nella città infame. Che Yulva abbia tentato, abbandonando Petit Londo ormai al sicuro, abbia cercato di curare, di migliorare lo stato terribile della grande palude. In tal caso è un gran peccato che abbia fallito e sia morta qui. Mi dispiace tantissimo, perché avrebbe fatto una cosa bellissima. Ora, invece, vi mostro, con un po' di fortuna, una cosa piuttosto ostica. Perché, come potete vedere, il perché anche sono così fastidiose le vespe, nonostante la nostra claymore, sono veramente fastidiose. E su. Comunque, vi stavo accennando che è molto semplice arrivare da queste vesti rosse. Tutt'altra storia è tornare indietro. È vero, è molto molto semplice dire, va bene, perché no? L'osso del ritorno. Oppure salire da qui, che porta ben altrove, ma volendo tornare indietro, camminando su questo tronco, il gioco in sé tecnicamente ci butta giù. Non so dire se è stato un problema di programmazione o se io non ce l'ho mai fatta, ma con qualunque livello di attenzione io tentassi di superare questo punto, si cade. Quindi la soluzione non è assolutamente camminare, ma con un po' di sangue freddo prendere la direzione giusta e fare una capriola. Guardate. Così. Quindi, stando attenti, si ripercorre il percorso inverso. E un'altra capriola ci dà la salvezza. Camminare è potenzialmente mortale, questo devo dirvelo, state attenti. Detto ciò, se abbiamo ottenuto Rimedio, è necessario avere 16 intelligenza. Avrei quasi quasi pensato di portare volontà più in alto e utilizzarla per salvarci da queste maledette tossine. Bene, facciamo questa piccola deviazione, ovviamente, ovviamente, come molte delle cose in Dark Souls, pericolosissima, per ottenere una cosa molto bella. Oh, finalmente un muschio fiorito! C'era tanto sforzo, per averne uno. Non cadere, non cadere. Ok. Oh, vedete? Che li droppano? Siamo stati sfortunati fino ad ora? E su, e su. Ok, eliminiamo l'ultimo burlone. Chunk! Ok, perfetto. Ultimo è una parola grossa, penso che ce ne sia uno là sotto. Cani, cani. Eccolo, è caduto. Lo sapevo. Il nostro obiettivo, però, è quello che si trova protetto da quelle due bestie. Quindi noi ci prepareremo e ce lo andiamo a prendere. Perfetto. Anima della guardiana del fuoco. Non ci serve altro e a questo punto si torna al falò. Molto bene. Questa porzione
lo dico in live, penso che la renderò in fast forward, così evitiamo la noia della risalita e andremo immediatamente a parlare con Laurentius, così potremo concludere il discorso sulla piromanzia, la sua nascita che abbiamo visto, la sua evoluzione, quell'ana che l'ha portata al mondo, alla vista di tutti, la catena di conoscenza di queste arti oscure, di queste arti proprio a causa del male che hanno fatto, per esempio appunto l'orrore della Grande Palude, arti che vengono viste con odio, così come i piromanti, che spesso vengono ripudiati, visti con astio, come se fossero demoni anch'essi. Eccoci qua. Qui, volendo, c'è la chiave per Petit Londo, che a noi non serve, perché abbiamo la chiave universale, per l'appunto. Qui ci sono questi sfortunati barbari che ora vi mostrerò con chiarezza quanto sono teneri, quanto sono patetici nel non riuscire a colpire neanche un avventuriero del loro percorso. È molto pericoloso affrontarli se uno non è esperto, ma come potete vedere, chiunque può correre oltre. Ed eccoci qua. Siamo tornati a casa. La desolazione di Petit Londo piano piano acquisisce senso, significato. Ma è un argomento di cui chiaramente parleremo in futuro. Quindi, ecco che Phalanx torna vincitore al Santuario del Legame del Fuoco, dove troveremo appunto nuovi PNG come Laurentius, è un'entità molto importante per la lore, è estremamente significativa per la nostra storia, e anche nuovi eventi ad attenderci. Cos'è successo? Queste sono le vesti della guardiana, esatto. Non c'è più. Morta. È morta. Colpa nostra! Abbiamo lasciato in vita Lothric. È stato lui, sì. È stato lui. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. In Dark Souls spesso molti NPC agiscono a un certo punto. Ecco Griggs. Ecco Laurentius. E laggiù qualcosa di inquietante, vero? Non in questo episodio, non in questo episodio. Parliamo a Laurentius della Grande Palude. Well, so you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy of the Great Swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share the spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you out. Ah, and unless you find the magics unsavory. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. A flame from the Great Swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it, just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune
with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Laurentius vende numerose piromanzie. Allora. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect. It meshes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. E ride anche lui. Goodbye then. Don't you dare go, Otto. Dunque, l'arte della fiamma del caos che inghiottì la strega Izalith e le sue figlie. Laurentius ha avuto un mentore, di cui poi ci parlerà, o ci parlerebbe nel caso si acquistino i suoi incantesimi e si entri in confidenza con lui. Questo fantomatico mentore... Oh, hello. Oh, please. As always. The pyromancer's flame is a part of his own body. Si chiama Salaman. Flame develops right along with this. Salaman. When I gave you that flame, è stato il più grande pupillo di quell'ana. Please take good care of him. E lui ha avuto a sua volta discepoli, tra cui Carmina. Carmina che è stato veramente un ottimo piromante. Un grande genio di quest'arte del fuoco, perché ha trasformato le fiamme in qualcosa di diverso, in una piromanzia che protegge dalle fiamme, oppure che trasforma la pelle in pietra, o che consuma l'energia vitale del suo consumatore per dargli più forza, ossia appunto forza interiore, che è una gran cazzo di piromanzia. Niente male questo Carmina, era un discepolo di Salaman, che era un discepolo di quell'ana. Cominciate a vedere quanto si dice senza che venga urlato in faccia in Dark Souls. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame, please take. A conti fatti, tutta la catena e i nodi del pettine dell'espansione della conoscenza nel mondo della piromanzia portano a quell'ana. Questa è la storia della piromanzia. Ma tornati al Santuario del Fuoco, abbiamo visto alcune cose orribili. Anastasia, anche se ancora non conosciamo in realtà il suo nome, è morta, uccisa da Lothric per qualche strano motivo a noi sconosciuto, pare. Il Crestfallen Warrior si è stufato di stare qui, disgustato dal cattivo odore che emana quella creatura uscita proprio là. Laurentius, per fortuna, ci ha donato la fiamma. Ma nel prossimo episodio continueremo a parlare di lore, visto che c'è ancora tanto da dire su quello che abbiamo visto in questo, e andremo a St. Fortress per recuperare un oggetto fondamentale all'evoluzione del nostro Phalanx. Episodio un po' vuoto questo, ma ragazzi, sta uscendo fuori un po' di roba interessante. Vedrete alla prossima!